Buon pomeriggio amici, vi ricordiamo che Viaggio Mando non è soltanto Urbex e quindi oggi per voi visiteremo l'Isola Maggiore sul lago Trasimeno. Questo paradiso incontaminato conta solo 15 abitanti ed è una frazione del comune di Tuoro sul Trasimeno. Per raggiungere l'isola ci vorranno solamente pochi minuti di traghetto da Tuoro a Isola Maggiore. Super cazzola si chiama sta barca. Appena sbarcati. Sono tanto contenta e adesso andiamo all'esplorazione di quest'ultima isola prima di tornare a casetta. Adesso sarà un problema trovare il ristorante qui tra tutte queste vie. Sì, perché la particolarità è che ce ne sono solo una. Anzi, una. Solo che a metà strada c'è scritto su, giù. Quindi sarà su o sarà giù? Sì, al massimo sbaglieremo del 50%. Esatto. Siamo praticamente già arrivati. Abbiamo girato l'angolo. Siamo arrivati al ristorante. Ci siamo fermati a mangiare qualcosa nella trattoria all'antico orologio che consigliamo a tutti. Lì vi accoglieranno il simpaticissimo Alessandro, il suo amico Maurizio e l'amicone a quattro zampe di nome Nico. Buongiorno. Ciao amore. Abbiamo mangiato delle prelibatezze fantastiche. Un'altra particolarità dell'isola sono le ceramiche lavorate e la panchina dei poeti, ideata dall'artista Maria Letizia Bittoni. Su queste ceramiche vengono riportate frasi famose e poesie che adornano tutta l'isola. Bellissimo. C'è una fitta rete di sentieri che ti condurrà attraverso una rigogliosa macchia mediterranea. San Francesco d'Assisi si ritirò nell'isola durante la Quaresima nel 1211 e in suo onore fu costruita una chiesa ed un convento per i francescani nel 1328. Nel 1975 il castello privato, precedentemente appartenuto alla famiglia Guglielmi, è stato abbandonato a seguito di lavori di restauro mai portati a termine. Abbiamo avuto un'avventura perché per trovare l'entrata del castello, che non abbiamo trovato in pratica, abbiamo aiutato una famiglia a scavalcare dal muro che invece loro erano entrati non si sa da dove, quindi adesso stiamo vedendo pure noi se è possibile entrarci e fare una visitina al castello. Il castello sarà per la prossima volta perché il traghetto riparte alle 17.55, adesso sono le 17, rischiamo di rimanere a dormire qua e non ci va proprio. Vi regaliamo un ultimo scorcio dell'isola minore.